Tommaso Biancuzzi, coordinatore Rete Studenti Medi. Voi lamentate, siete al MIUR per lamentare un'assenza della vostra voce nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo è un microfono, che cosa chiedete? Sì, non solo per quanto riguarda in realtà il PNRR, ma per quanto riguarda tutto il dibattito sulla scuola dell'ultimo anno e mezzo. In questo anno e mezzo c'è stato zero ascolto da parte delle istituzioni e da parte di chi ha preso le decisioni. In questo momento, da parte della mia generazione, ci sono zero speranze. Dove non siete stati ascoltati? Su che cosa? Non siamo ascoltati nel momento in cui tutto il dibattito è stato impostato esclusivamente sulla questione di riaprire o non riaprire. La scuola andava tenuta aperta, certo, ma non era l'unica cosa da considerare. Noi le nostre proposte le abbiamo fatte rispetto a riaprire scuole, rispetto anche a quale scuola tornare. Una scuola diversa, una scuola più inclusiva, una scuola laica, una scuola dove l'unico problema non fosse appunto riuscire a conciliare il diritto alla salute e il diritto all'istruzione. Ecco, in questo caso noi non siamo... Non sono paritari come diritti? Certo, devono andare di pari passo, non possono essere messi uno prima, uno dopo. Quindi la nostra priorità in quest'anno doveva essere riuscire a tenere aperte le scuole e riuscire a farlo senza mettere a rischio la sicurezza di studentesse e studenti. Le scuole sono sempre state aperte? Le scuole sono state aperte a intermittenza. Durante la prima fase della pandemia le scuole sono state chiuse in tutto il territorio nazionale. Durante la seconda fase, durante il secondo anno, l'anno che è appena passato, le scuole sono state aperte e chiuse a intermittenza. E quindi quale sarebbe stata una soluzione secondo voi? Ma le soluzioni potevano essere molteplici, dal tracciamento all'investimento rispetto a quelli che sono i due nodi centrali per poter garantire il distanziamento e la sicurezza, che sono i trasporti e l'edilizia scolastica. Ma dirò di più, non ci si ferma qui, non basta mettere una pezza a quello che il Covid ha fatto. La scuola soffre di mali endemici che il Covid ha solo mostrato rispetto a una didattica che va svecchiata, rispetto ai trasporti che non collegano veramente le nostre città e le nostre scuole, rispetto delle classi che abbiamo definito pollaio negli anni scorsi e che nell'ultimo periodo hanno rischiato di trasformarsi in classi focolaio. I problemi sono molteplici e numerosi, molto seri. Questo è il primo giorno di scuola e per voi è la prima manifestazione, coincide con la prima manifestazione. Come pensate di risolvere tutti questi problemi che sono stati elencati? Ma noi oggi iniziamo un percorso che abbia al centro la scuola, che abbia al centro le speranze di questa generazione. Noi non siamo più disposti a fare compromessi sul nostro futuro, zero compromessi sul nostro futuro, il futuro è nostro e ora ce lo riprenderemo. Chi ci governa ha il dovere di ascoltarci. E ha che poi vuol dire zero compromessi? Significa che non siamo più disposti, per esempio, ad accettare che si debba scegliere tra il diritto alla salute e il diritto all'istruzione. Devono andare di pari passo, le scuole devono essere aperte, sicure e garantire una didattica di qualità a tutte e tutti.